del canale, questo è il mio primo video di haul di saldi, video haul di saldi. Allora, mi scuso per la postazione perché in pratica non ho cameraman oggi e quindi mi sono un po' aggiustata e farò due visuali, diciamo. Adesso sono qui, poi farò vedere le cose più piccoline più da vicino. Quindi parto subito dal reparto maglie, eccetera, eccetera. Quindi la prima maglia che mi sono comprata è questa qui. Spero che la vediate bene, insomma. È una semplice maglia di lana rossa, è morbidissima e io non ho molte cose rosse, quindi l'ho presa molto volentieri. Ecco, l'ho comprata semplicemente al mercato e l'ho pagata, mi pare, 8 euro. Quindi molto molto carina, morbida e calda, soprattutto per questo tempo. Una cosa che gli giravo intorno da parecchio tempo, Tally Whale. Guardate che puccioso questo maglioncino, troppo troppo carino. Non so se la telecamera lo fa vedere, però è rosa, in realtà è un rosa molto pallido. E poi ha questo procione troppo bellino, troppo carino, veramente. Che carino! E mi piaceva tantissimo. E questo l'ho pagato 12 euro, ma veniva 25 in origine, quindi un bello sconto. Poi passiamo a questo, che in realtà non è un acquisto, ma è un premio di punti praticamente, di una raccolta punti, e mi piace veramente molto. È un cuscino morbidoso a smile, guardate che bellino che è. E poi l'ultimo acquisto, che è stato un po' un regalo di mia mamma, perché sapeva che a me piacevano i conigli, sapeva che mi piaceva questo pigiama, un pigiama della Yamamay. Guardate che puccioso, cioè io non lo so, adesso lo tengo fermo, promesso. Guardate che bello, cioè io adoro. Mi piaceva un pochino che era bianco, mentre il pantalone è grigio. E forse avrei preferito un altro colore nella maglia, non lo so. Però guardate che carino, col coniglietto che piano piano si addormenta, quindi ha le tre fasi di tipo oh, amore, bellissimo, cioè mi piace da morire. Da morire, e questo se non sbaglio l'ho pagato 27 euro, quindi un pochino di più, però appunto era, diciamo, un regalo, quindi mia mamma ha voluto regalarmelo. Ecco, ora passo alle altre cosine che ho preso e cambio visuale, quindi abbiate pazienza un secondo. Eccoci qua. Ho fatto tipo rapida la corsa perché vabbè, è così. Passiamo un po' a vedere delle cose. Allora, H&M ha fatto degli sconti veramente molto molto buoni e a soli 1 euro, come si può vedere da qua, e prima venivano 4,99, ho preso queste due pinze per i capelli, una rosa e una bianca perlata. Mi piace veramente molto, io le uso soprattutto in estate quando devo raccogliermi i capelli e quindi ho detto le prendo immediatamente. Poi, sempre da H&M, sempre a 1 euro, ho provato finalmente a prendermi questi lacci per capelli o bracciali, boh, un po' come uno vuole, perché li vedevo spesso. Scusi, telecamera, mette un po' più a fuoco, grazie, molto bene. E non li ho mai provati, mai mai provati, e quindi ero curiosa. In più questi colori mi piacevano, soprattutto questi tre. Anzi, veramente questi tre mi piacciono di più, se ce la facciamo, il nero, il lilla e il azzurrino, verde acqua, così, piacevano veramente molto e quindi li proverò, insomma. Poi ho preso, sempre a 1 euro, questo kit, anche questo mi piaceva tanto, è un kit per le unghie che ha praticamente il poggiadita per quando si mette lo smalto, un tagliaunghie e una limetta. E poi è bella in questa confezione così, mi piaceva, insomma, anche questo 1 euro, ma veniva di più prima, non so quanto, perché forse a 3,99 veniva, quindi un buono sconto. Poi questo, che semplicemente lo adoro, e non era in saldo, però questo l'ho pagato prezzo pieno, cioè 3,99 euro, e è bellissimo, praticamente un borsellino olografico, guardate che meraviglia i colori che fa. Io mi sono fissata ultimamente con gli unicorni e questo materiale olografico, perché fa veramente tutti questi bellissimi colori, cioè vedete com'è bello, veramente veramente bello, e quindi l'ho preso subito. C'erano anche con gli unicorni, non però di questa come possiamo dire, di questo materiale, di questa stoffa, boh.
E quindi mi sono fatta tentare, ho preso questo anche perché non è facile trovarli. Poi da Tully Whale, faccio vedere, cioè io ho adorato quando ho visto questi, adesso cercherò di andare nel dettaglio e di mettere proprio a fuoco. Sono praticamente, fuoco, no, non li prende, sono troppo piccoli, vabbè, dei ciondolini fatti ad origami. Quando li ho visti ho detto no, vabbè, ma è una genialata. Il mio preferito è questo con la volpe. Sono bellissimi, in più ci sono tre collanine, due questo rose gold come si chiama, e uno invece argentato, e tutti questi ciondoli da abbinarci sono stupendi. Allora c'è il gufetto, il pappagallino, il rinoceronte, questo che è un cervo, e la volpe che è stupenda, e li ho pagati solo 3,50 euro. Quando li ho visti ho detto... Sara, metti via la tirchieria e comprateli perché poi ti piacciono e ti penti quando arrivi a casa e sono veramente veramente belli. Passiamo alla parte del make-up, diciamo così, e ho preso questo smaltino Kiko, molto bello, è un colore che, vabbè, è difficile da dire, è sul blu, verde, oro, insomma, tutti questi riflessini, è il numero 530 ed è bellissimo, mi piace veramente molto. Quindi adoro. Poi da Wycon, finalmente sono riuscita ad andare anch'io da Wycon, ma non compro mai tantissimo, lo ammetto. Ho preso questi due, che sono praticamente ombretti cremosi nel tubetto, e mi piacciono molto. Tutte e due mi piacciono, devo dire. Questo è proprio un verde acqua azzurrino, un verde acqua azzurrino, e questo è un lilla. Tra i due... Mi piacciono tutte e due, però tra i due forse preferisco questo qui perché è proprio un colore che io adoro. Poi ha un effetto perlato, quindi mi piace veramente moltissimo, ma anche questo è sempre uguale, un lilla perlato, è bellissimo, insomma, mi piacciono. E poi ho comprato una matita di Wycon, sempre viola, viola metallica, la numero, vabbè, girata comunque, la numero 19. È una semplice matita per occhi che non ho ancora provato, la proverò. Ultimo acquisto, papà, lui, un rossettino di Essence, esattamente il matte, numero 3, ed è questa volta un nude, perché io non ho praticamente mai avuto rossetti nude, quanto è facile tirarli fuori con una mano, comunque, eccoli qua, e questo colore è appunto rosa nude, possiamo dire così, non ve lo swatcho perché non ho una mano, ho solo una mano, quindi non posso swatchare. Bene ragazzi e ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Io, come sempre, non faccio tantissimi acquisti tutti insieme. Questi infatti sono un po', come dire, una carrellata di cose che ho comprato nei miei vari giri. Quindi magari una volta ho comprato questi due, una volta ho comprato questo e questo, una volta qualcos'altro. E poi quando ho varie cose metto insieme e faccio il video haul. Il video finisce qui, quindi grazie per averlo seguito, ci vediamo alla prossima, come sempre lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte e noi ci vediamo presto. Bacioni!